Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, oggi sono tornate le pagelle, finalmente, anche se, come vi dicevo nel video appunto delle pagelle, purtroppo non siamo partiti con il piede giusto per via del pareggio di ieri, il 2-2, quindi vi invito a guardarle, magari non avete visto il video, magari non avete ancora avuto tempo, ma oggi credo che nella tarda serata, e quindi ora, sia necessario parlare di un altro argomento scottante riguardante Cristiano Ronaldo, perché nel video delle pagelle, lo dico chiaramente, parleremo di Ronaldo, ma ora non c'è tempo, anche perché è un video di quasi mezz'ora e quindi lo faccio in questo momento qua. Due notizie riguardanti Caio Jorge: si è infortunato, avrà 10 giorni da star fermo per poi fare dei nuovi esami per capire l'entità dell'infortunio, e mercoledì alle 14 sarà presentato alla stampa da parte della Juventus. Per queste altre informazioni, approfondimenti di mercato, approfondimenti legati a Caio Jorge e ovviamente capire se Ronaldo rimarrà alla Juventus oppure no, scaricate OneFootball, il link è qui sotto in descrizione e potrete vedervi anche gli highlights di tutte le partite, perché stasera comunque gioca il Milan e a noi ci interessa, quindi magari ci guardiamo gli highlights del Milan anche su OneFootball. Signori, perché dobbiamo parlare di Cristiano Ronaldo? Perché Cristiano Ronaldo ieri ha fatto discutere un po' tutti. C'è stata questa bomba, no? Di Fabrizio Romano, che andava a sottolineare come Cristiano Ronaldo fosse rimasto in panchina poiché avrebbe preferito non partire al primo minuto in attesa di un'eventuale potenziale offerta in chiave calciomercato per lasciare la Juventus, anche se alla Juventus in quel momento non erano ancora arrivate offerte ufficiali. Tradotto, che cosa significa tutto ciò? Che Cristiano non ha abbandonato l'idea di andarsene da Torino e anzi ha dato via libera, carta bianca al suo agente di trovare una nuova sistemazione. Riuscirà oppure no? Non ne abbiamo idea. Sicuramente però ci sono alcune cose da dire, perché la Juventus ha dato una risposta ufficiale. La risposta ufficiale della Juventus esce dalla bocca di Pavel Nedved ed è: certo, Cristiano Ronaldo resta alla Juventus. E allora dici te, perché Luca stai facendo questo video? Cristiano Ronaldo resta alla Juventus? L'ha detto Nedved? Sì, l'ha detto anche il giorno prima Allegri. E allora? Allora c'è qualcosa che non va. C'è comunque qualcosa che non va. Andiamo ad analizzare il tutto, no? Partiamo da Bologna-Juventus. Cristiano Ronaldo va in panchina nella gara più delicata dell'anno, l'ultima dell'anno in cui ti giocavi effettivamente l'accesso alla Champions League, e Pirlo giustifica il tutto dicendo: beh, Cristiano è stanco. Uno come Cristiano Ronaldo all'ultima partita della stagione in cui la Juventus gioca il tutto per tutto dentro fuori è stanco e non gioca. Abbiamo fatto finta di crederci. Cristiano era già orientato con la testa all'Europeo, già dall'Europeo aveva rilasciato parole preoccupanti del tipo: a una certa età tutto quello che accadrà nel mio futuro lo devo valutare con attenzione. Poi c'è stato quel post sibillino criptico su Instagram di Ronaldo, in cui sembrava salutare un po' la Serie A perché aveva raggiunto tutti gli obiettivi possibili all'interno del campionato italiano, dal capocannoniere allo scudetto, la Coppa Italia, la Supercoppa, a fare un po' un remember di tutto quello che aveva fatto in Italia con la maglia della Juve. E poi il silenzio fino a che Messi non è stato ufficializzato al PSG, dove tutti abbiamo dato per scontato che Cristiano Ronaldo potesse rimanere alla Juventus, no? Bene. Poi la bomba del Chiringuito, che parla di Real Madrid. Il giorno dopo addirittura voci che lo voglio direzione ancora PSG e ancora Premier League. Quindi tutti che parlano, il Chiringuito addirittura attraverso la bocca di un suo amico. E Cristiano Ronaldo ancora una volta su Instagram si schiera ufficialmente. Non è bello parlare di me e mettere in mezzo me in certi discorsi. Ancelotti l'aveva detto. Io Ronaldo Real non lo voglio, come aveva già detto Florentino Perez qualche mese prima. Quindi la pista Real sembra ufficialmente accantonata. Tutti i protagonisti in gioco, zitti, muti, hanno detto no, non c'è possibilità. Anche Ronaldo ha detto: a Madrid ricordi bellissimi, ma non ho in mente di tornare al Real. Parla di futuro, ma non parla mai di Juventus. E lì un pochino ci puzzava, però abbiamo detto: siamo talmente tanto attaccati all'inizio del campionato. Il PSG ha preso Messi, il Real Madrid si tira fuori, il City sembra interessato ad Harry Kane e quindi non se n'è più fatto nulla. Poi una nuova panchina.
E ripeto, certo, Nedved ha ribadito con forza Ronaldo rimane alla Juventus, ma Nedved aveva ribadito con forza anche la permanenza di Pirlo, la permanenza di Sarri, Agnelli aveva ribadito la permanenza di Allegri, lo stesso Allegri si è ufficializzato nuovo allenatore della Juventus in una delle conferenze stampa di 3 anni fa, quindi abbiamo capito bene o male che quello che esce dalla bocca dei dirigenti juventini non sempre corrisponde a verità. Pirlo aveva ufficializzato, anzi Nedved aveva ufficializzato Pirlo da Zon un mese e mezzo prima di essere esonerato, quindi sappiamo bene che è tutto in continua evoluzione. Lo stesso Allegri il giorno prima aveva detto Ronaldo mi ha detto che resta, ma in conferenza stampa si era capito che c'era qualcosa che non andava. Certo, non ero andato a pensare un'esclusione di Cristiano Ronaldo, ma... E poi Nedved aggiunge che la panchina di Cristiano Ronaldo è stata concordata da Cristiano Ronaldo e Max Allegri e che quindi non è stato Ronaldo a chiedere di non giocare per via del mercato, ma Ronaldo e Allegri si sono trovati e hanno deciso che la cosa migliore era iniziare dalla panchina la prima giornata di campionato. Come nell'ultima era stanco, era meglio iniziare dalla panchina la prima di campionato. Uno come Cristiano Ronaldo, che di solito se lo toglie al 93esimo, la partita dura 94, si arrabbia e non ti rivolge più la parola. Allegri invece in conferenza stampa post partita dice un'altra cosa, non dice che l'avevano concordato insieme, ha detto io ho valutato, mi serviva un altro attaccante che faceva dei movimenti diversi, attaccava la profondità come Morata, quindi io ho optato, ho deciso per portare in panchina Cristiano Ronaldo dicendogli che sarebbe stato poi importante. Due tesserati Juve, vicepresidente Juventus e allenatore Juventus, danno una risposta che non costa l'una con l'altra, anzi va a creare attrito. Non è la prima volta che succede, l'avevamo già visto in passato con le voci legate agli allenatori, ed è un problema di comunicazione, e l'ho ribadito anche l'altra volta. Se volete portare avanti una linea bene, ma almeno cioè, incastratela, trovate una linea comune, non che uno dica una cosa e uno dica un'altra. E questa cosa è sospetta, terribilmente sospetta, perché lo torno a dire ancora una volta, uno come Cristiano Ronaldo non si toglierebbe mai dalla testa di giocare. Prendiamo invece in esame l'opportunità che possa essere vero, sì, Allegri ha deciso di panchinare Cristiano Ronaldo. Ecco, per me questa è una grande cosa, perché l'ho detto anche di recente, Cristiano Ronaldo ora deve diventare un giocatore più normale rispetto al passato, perché non è più il Ronaldo che arriva alla Juventus dentro una squadra che poteva dominare in Europa e gli serviva soltanto il top player, quindi è intoccabile, è un giocatore che arriva quasi da divinità all'interno dell'universo Juve. Ora non è più intoccabile Ronaldo. Ronaldo è un giocatore palesemente fuori dal contesto Juve. Questa Juve non può competere per la Champions, quindi non ha strettamente bisogno di Cristiano Ronaldo. È un valore aggiunto, è qualcosa in più, è un top player, è un campione, è un fenomeno. Ma la squadra che c'è dietro è una squadra modesta, in prospettiva. E in prospettiva Cristiano Ronaldo non sarà più un calciatore, perché questo è il suo ultimo anno di contratto con la Juventus. Difficilmente ci sarà un altro anno, e attenzione che non possa essere già finita la storia con la Juve, perché oggi è il 23, 8 giorni chiude il calciomercato e io non sono ancora tranquillo, ve lo sto ribadendo con forza da tempo e maggior ragione adesso, perché se arriva un'offerta per Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo l'accetta e la Juventus l'accetta, il rischio di trovarsi senza Ronaldo c'è ancora. Quindi io sarei veramente contento della veridicità della versione di Allegri, e cioè quest'anno decido io chi gioca e chi non gioca, poi col senno di poi, dato che non abbiamo vinto la partita, viene da dire allora Allegri se è stata davvero una tua scelta hai sbagliato la formazione, perché abbiamo visto Ronaldo molto più in palla rispetto a Morata, e se la teoria è mi serve un altro tipo di attaccante, oppure Cristiano è un po' più indietro rispetto agli altri, Morata era ancora più indietro rispetto a Ronaldo, e quindi era bene metterlo dal primo minuto e magari mettere Morata dopo, anche perché io sono stato uno di quelli che si era schierato dalla parte di Sarri all'epoca. È stupido dire che non si possa togliere un calciatore, perché addirittura Sarri in quegli Juve Milan toglie Ronaldo, entra Dybala, la risolve Dybala. Quindi Cristiano è un giocatore come tutti gli altri, poi è vero ha uno status maggiore, è una persona influente, un calciatore fortissimo, ma non può essere sopra la Juventus, sopra gli allenatori. Non può un allenatore essere limitato dal fatto che Cristiano Ronaldo in questo momento deve essere qualcosa in più, perché la Juventus non è più quella di una volta e probabilmente era già sbagliata all'epoca, ma sai che appena entra nel tuo mondo Cristiano Ronaldo un pochino devi adeguarti, ora non devi più adeguarti, è Ronaldo che deve adeguarsi al fatto che è un calciatore della Juventus e la Juventus lo sta pagando e lui deve rispettare la Juventus. Se gli dicono che deve giocare, deve giocare, non è che può dire no sono stanco, no voglio aspettare, perché poi magari non è andata così, e me lo auguro, perché giunti a questo punto sarebbe difficile sostituire Cristiano Ronaldo. Ve lo ribadisco, io credo e spero che resterà alla Juventus.
non ci metto la mano sul fuoco. Dovesse partire, credo che l'unica possibilità sia Maurizio Icardi in prestito, e poi ci si ragiona perché è un'uscita dal PSG, è un calciatore che alla Juventus è sempre piaciuto, è un calciatore che adesso non è proprio nei primi della classe a Parigi e che quindi si potrebbe prendere tranquillamente. Non sono entusiasta dell'idea, lo dico sinceramente, l'ho già ribadito con forza. Però se io spero che possa rimanere Cristiano Ronaldo, mi tocca dire un'altra roba, che se Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus contro voglia e lui nella sua testa c'ha l'unico pensiero di andarsene dalla Juve perché non ne può più, allora spero che se ne vada, molto banalmente, anche se è il 23 di agosto, perché non si può trattenere un calciatore contro voglia, è inutile, e Cristiano Ronaldo non fa testo, è la stessa cosa come per qualsiasi altro calciatore. Fa male alla Juventus e fa male a Ronaldo. La Juventus in questo momento, lo sappiamo, è in difficoltà economica e alleggerirsi di uno stipendio da 31 milioni netti l'anno, cioè 62 lordi, sarebbe tanta roba. Andare a tamponare un'operazione da oltre 100 milioni di euro effettuata 4 anni fa sarebbe tanta roba. Un'operazione che andrebbe definita fallimentare per causa del Covid, per causa degli errori, per causa anche di tanti giocatori che non si sono dimostrati all'altezza poi di Cristiano Ronaldo, perché lui bene o male il suo in maglia Juve l'ha sempre dato, eccezione fatta per l'anno scorso in Champions con Andrea Pirlo, ma per il resto Cristiano Ronaldo è sempre stato un valore aggiunto. E se vi dico che nel caso spero che se ne vada, ve lo dico con la morte nel cuore, perché da Cristiano Ronaldo e dall'operazione Cristiano Ronaldo mi aspettavo molto 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 di più. Però ribadisco, è una decisione sua, è tutta sua, lui non si può permettere di venire alla Juventus controvoglia, senza davvero la volontà di vivere la Juve al 100%. Io chiedo chiarezza a Cristiano, perché mai mi sarei sognato di arrivare al 23 di agosto a discutere una roba del genere. Cristiano, se te ne vuoi andare, diccelo. Diccelo, come hai smentito con forza e velocemente le voci l'altro giorno su Madrid. Smentiscile anche oggi. Intervieni, perché noi tifosi che ci mettiamo il cuore siamo un po' turbati da queste tue dichiarazioni. Io lo so che la Juve ha già tutto chiaro, sanno perfettamente. A me un po' dà fastidio non sapere e vedere che scherzano anche con i nostri sentimenti. Quindi Cristiano, o dentro o fuori. Ovvio che se te ne andrai rimarrò deluso, ma faccelo capire, perché non ci meritiamo di rimanere appesi a un filo di una decisione che potrebbe arrivare, come no. Poi, parlandoci seriamente, ad oggi che club potrebbe prendere Cristiano Ronaldo? Forse anche il PSG potrebbe tirarsi fuori dalla corsa, perché non ce lo vedo. Il Manchester City a questo punto vorrebbe prendere Harry Kane, non dovesse riuscire a prendere Harry Kane, probabilmente potrebbe pensare eventualmente a Cristiano Ronaldo, la butto lì. Ieri parlavano addirittura del Tottenham di Paratici, la vedo dura Cristiano Ronaldo al Tottenham. Già al City faccio un po' di fatica a credere, dato che lui è sponda United e c'è Guardiola che allena, quindi sono tante cose. Cioè, fatico in questo momento a capire dove eventualmente potrà andare Cristiano Ronaldo, o dove spera di andare, dove spera di trovare quest'offerta che dovrà arrivare alla Juventus nei prossimi giorni. Spero che sia solamente una fake news, ma quando giornalisti come Fabrizio Romano si buttano con forza questa roba qua, è difficile che si espongano se dietro non c'è una vera e propria soffiata. Ma Nicola Balice, ne avevamo parlato qualche video fa, era un po' che andava avanti con questo discorso del Cristiano Ronaldo spera fino all'ultimo di lasciare la Juve. L'ultimo è arrivato, mancano 8 giorni, quindi presto sapremo la verità. Però Cristiano, se dovessi rimanere, sei della Juventus, sei il giocatore più pagato della Juventus, della storia della Juventus, della Serie A, della storia della Serie A, e bisogna andare, perché io già qualche giorno fa dicevo Cristiano un super professionista e ora sicuramente sarà concentrato sulla Juve. Invece già la prima partita abbiamo visto che c'è stato qualcosa. Secondo me, non mettere in dubbio, cioè non pensare che non ci sia stato qualcosa, pensare che non ci sia stato qualcosa è riduttivo. Perché un universo come quello di Cristiano Ronaldo ha messo troppi pezzettini del puzzle insieme. Quindi non posso non credere che sotto ci sia davvero qualcosa e che Cristiano stia davvero aspettando un'offerta di un altro club.
Arriverà? Non arriverà? Voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti.